E qui siamo arrivati alla cosa assurda di aprire il pronto soccorso part time, come se le malattie o l'ischemia o gli infarti avvengono con una dimensione temporale. In relazione alle adesioni pervenute per chiedere a gran voce la riapertura dell'ospedale Cutroni Zodda, era già prevista una massiccia partecipazione alla pubblica manifestazione con corteo per chiedere appunto la riapertura dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. All'iniziativa, che ha preso il via alle ore 9:30 nella centralissima piazza Duomo di Barcellona Pozzo di Gotto, sono state oltre 50 le associazioni culturali, cattoliche, del volontariato solidale, sindacali, organizzazioni professionali, sportive, delle scuole che hanno dato la propria adesione. Una protesta che coinvolge tutti i territori, tutto il comprensorio. Sì, lo stiamo dimostrando con questa presenza massiccia di tutti i sindaci del territorio, perché chiaramente non è concepibile che un bacino d'utenza di quasi 100.000 abitanti non possa avere un ospedale degno di questo nome. Quindi noi preghiamo pure che venga applicato la legge, il decreto del 2019, che si facciano i concorsi, che si mettano persone che hanno voglia di lavorare per fornire un servizio efficiente a tutto il territorio, perché il medico è una cosa essenziale, soprattutto perché noi vediamo che in questo momento l'ospedale di Milazzo è oberato da un sacco di utenze e chiaramente scoppia, non può servire una fascia che, raggiungendo il milazzese, il barcellonese, arriviamo a 200.000 utenti, e quindi è umanamente impossibile. E noi stiamo assistendo in questo momento a una migrazione, fra virgolette, di tante figure che erano presso l'ospedale di Barcellona che vanno a Milazzo. E qui siamo arrivati alla cosa assurda di aprire il pronto soccorso part time, come se le malattie o l'ischemia o gli infarti avvengono con una dimensione temporale. Quindi noi abbiamo partecipato e crediamo molto che la nostra partecipazione, come di questa grande manifestazione, tutte queste persone che hanno partecipato, dimostrano che è un problema sentito in modo massiccio. Anche Falcone presente in questa manifestazione? Assolutamente sì, era doveroso esserci, è giusto esserci, perché oggi sono in campo, diciamo, i diritti alla salute di un intero comprensorio, diritti di fatto lesi in questi ultimi anni. Quindi oggi è una bella giornata di mobilitazione in cui è in campo, diciamo, in corteo, ha sfilato la dignità della gente di questo comprensorio, che è costretta appunto a scendere in campo per manifestare per quello che è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto costituzionalmente. Invece qua non è così. In questi anni questo comprensorio ha sofferto per la mancanza dei servizi ospedalieri degni di questo nome, è stato costretto a barcamenarsi per i vari nosocomi della provincia, non sempre ricevendo dei servizi adeguati a quello che sarebbe necessario. Quindi è giusto manifestare tutti assieme. Oggi siamo qua tutti e 13 comuni del distretto sociosanitario 28 e siamo qua in rappresentanza ovviamente delle nostre popolazioni, delle nostre comunità che vogliono, diciamo, avere un ospedale, che il Cutroni Zodda torni ad essere un ospedale degno di questo nome.